chiama. Oggi parliamo, come sempre, di rispetto del creato, ma parlando anche di cose assolutamente molto concrete. Tenteremo di capire come si può migliorare spendendo poco l'arredamento all'interno della nostra casa, e parleremo poi di un argomento anche molto più serio, del valore della foresta amazzonica e di quegli eroi che purtroppo perdono la vita per difenderla. Comunque vi presento immediatamente i nostri compagni d'avventura, come sempre al web Alessandro Polinori. Salute. Il nostro saggio, il disegnatore Valentino Spadoni. È tornata a trovarci Grazia Cacciola, esperta in rispetto ambientale. E poi ancora abbiamo il designer Francesco Doca e di Legambiente Lombardia Marzio Marzorati. Iniziamo subito con Grazia Cacciola, che ci insegna come restaurare o migliorare o trovare un nuovo look ai mobili all'interno della nostra casa, che esatto, molte volte non sono così belli, sono vecchietti. No, e poi sai che cosa c'è, Grazia? C'è l'abitudine, secondo me, troppo veloce di dire, ormai vendono mobili a pochissimo, no? Per cui ho un mobile vecchio, rovinato, lo butto via, va in discarica, io compro un mobile nuovo. No. È un peccato, perché molte volte i mobili, quelli vecchi, sono quelli fatti meglio, esatto, hanno una storia, no? Raccontano. E poi se conoscessimo delle arti che tu conosci, sarebbero molto più belli di quelli nuovi. Esatto. Allora, che cosa ci insegni? Qui abbiamo una radio antica. Abbiamo una vecchia radio che è un po' spellacchiata, cosa che capita a molti mobili di legno che abbiamo in casa. Secondo me poi ci hanno provato passando anche della roba inguardabile qui. Sì, capitava soprattutto prima. Ecco, una cosa che possiamo fare velocissima per rinnovare un mobile in legno un po' spellacchiato, sì, è quello di servirgli un tè. Servirgli un tè, sì, avete capito bene? Facciamo un tè nero molto alle 5 carico del pomeriggio, tassativamente, sì, come gli inglesi. Assolutamente. Solo alle 5 facciamo un tè molto molto carico, quindi usiamo anche 3 bustine per una tazza. Sì. Dopodiché con questo tè andiamo a passare il legno. Avremmo dovuto aspettare un pochino, però sì, tu lo vuoi fare subito, più, perché con 3 bustine... Con 3 bustine ce la facciamo subito. Vedi cosa succede? Io man mano vado a pulirlo, sì, e i tannini mi aiutano sia a togliere lo sporco sia a dare una colorazione più ambrata, soprattutto in quei punti dove era un po' spellato e mancava il colore. Questo è un metodo proprio da 5 minuti domestico che possono fare tutti. Poi per mantenerli un po' meglio, magari utilizzare sui mobili di legno vero, non su questo tipo di mobili che ormai purtroppo... Questo è il multistrada, no, esatto, non so il come trucciolato. Si chiama, il trucciolato, e su questi non si può fare nulla, da fare. Quando sono rovinati, sì, si possono solo buttare. Mentre sui mobili vecchi, che sono semplicemente sempre maltrattati, rinnovare. O semplicemente invecchiati, ecco, li possiamo rinnovare per dopo esempio, aver passato il tè. Vedi la differenza, sì, sì, com'è più... Possiamo utilizzare per esempio l'olio a paglierino, che è una cosa facilissima alla portata di tutti, che rinnova i mobili, li nutre davvero, non come quelle cose chimiche che troviamo spesso nei colorifici, e avremo il mobile più lucido, più nutrito, durerà molto di più e intanto rinnovato, quindi possiamo continuare ad utilizzarlo. Quindi questa è una cosa estremamente semplice per mettere una crema di bellezza, sì, al nostro mobile, però è soltanto l'inizio, perché fra un po' ci spiegherai che cosa possiamo fare ancora di più, esatto, no? Per migliorarlo. Perché abbiamo parlato di questo? Un po' per quello che dicevo prima, perché comunque il legno è un elemento molto prezioso nella vita della terra, non voglio dire nella nostra vita, voglio dire nella vita della terra. E ci sono persone che a contatto con i grandi alberi hanno basato e hanno passato tutta la propria esistenza. Voglio parlare di quelle minoranze etniche che vivono nella foresta amazzonica. Purtroppo è notizia di poco tempo fa, perché stiamo parlando del 26 aprile, è stato ucciso con colpi sparati alla schiena da 2 uomini incappucciati a bordo di una moto
un grande difensore della foresta amazzonica. Eusebio il suo nome, lo stiamo vedendo in queste immagini. Era il leader degli Indios Capor, che lottava contro la deforestazione dell'Amazzonia nello stato brasiliano del Maranhão. Era una persona che continuava a gridare al mondo che non si poteva rimanere in silenzio di fronte allo scempio che veniva portato avanti, e stiamo parlando soprattutto di tagli illegali, perché il legno può essere davvero al centro di un grandissimo commercio internazionale. State vedendo alcuni articoli dei giornali, il Corriere della Sera: Amazzonia, assassinato leader indio, antideforestazione. Ancora il Fatto Quotidiano ha scritto un altro articolo. Però poi alla fine i nomi di queste persone vengono dimenticati. Perché? Perché sono fatti che accadono a migliaia di chilometri di distanza. E invece mi piace ricordare che tutto quello che succede nel mondo, e lo diceva un grande personaggio, sono come se fossero, il mondo è come se fosse una grande ragnatela. Quello che tu fai da una parte della ragnatela, attraverso le vibrazioni, si sente in tutta la ragnatela. Quindi anche noi possiamo in parte fare qualcosa per evitare che queste cose accadano. È venuto a trovarci Marzio Marzorati, ripeto, di Lega Ambiente, una persona che da sempre segue queste tematiche. E che cosa dici rispetto a un episodio del genere, a un fatto del genere? A noi sembrano cose impossibili, essere ucciso per difendere degli alberi. Infatti è questo il paradosso di questi luoghi ormai, e noi siamo anche in parte un po' responsabili, anche se non siamo vicini, non siamo stati noi ad armare queste persone, però lo siamo forse nei comportamenti, e possiamo anche capire il perché. Perché queste piante vengono tagliate illegalmente perché offrono delle rese economiche incredibili. Pensate che una pianta di mogano, che è forse il legno più pregiato della foresta amazzonica, può costare fino a 130.000 euro, che un metro cubo di mogano costa circa 1.500 euro, e sapete cosa prendono i tagliatori illegali? 35 euro a metro cubo. Quindi questa grande disparità crea un vantaggio che qualsiasi tipo di polizia, di politico che anche si frappone a questo interesse, venga, diciamo, eliminato. Già nel 1988 ricordiamo tutti Chico Mendez, che poi avviò tutta una grande sensibilità mondiale sui temi, anche lui indio, anche lui sindacalista, quindi univa questi elementi del diritto della natura di poter continuare a darci un servizio, questo è il paradosso, e di aiutarci a vivere sul pianeta, dall'altra parte con i diritti delle persone che vivono lì. In particolare tu citavi gli indio che vivono in Amazzonia, molti di questa comunità indigena non aveva mai visto altri esseri viventi. Infatti alcune persone sono morte di poliomielite proprio con i primi contatti. C'è questa foresta, sì, le malattie che sono, esatto, state portate, conserva non solo la biodiversità, diciamo, vegetale e animale. Pensate che in Amazzonia ci sono 40.000 specie di alberi, conserva un quinto dell'acqua di tutto il pianeta, cioè quindi una cosa che è un patrimonio inestimabile. Non solo questo, ma anche, diciamo così, la forza vitale di comunità che ancora vivono in questa libertà e che rappresentano un patrimonio anche per noi, anche se vivono in modo che noi riteniamo primitivo. Ma tornando agli alberi, la comunità internazionale da anni si batte per controllare il taglio della foresta amazzonica, e non soltanto, anche di altre foreste. E da una parte dicevate che questi tagli adesso sono diminuiti, mentre non sono assolutamente diminuiti quelli che sono i tagli illegali, i commerci illegali, che presumo siano le persone che poi hanno ucciso questo leader indio. Certo. Perché non si riescono a fermare? Perché queste persone non sono protette, voglio dire? Ma uno, per questi grandi interessi che fanno in questi paesi, diciamo, anche dispersi, dove l'azione, diciamo, di repressione, di controllo è veramente molto complicata, molto difficile. Per cui, insomma, bisogna anche considerare l'estensione della foresta, come si può agire. Però la comunità internazionale, anche dopo Rio del 92, dei protocolli, hanno ridotto. C'è una riduzione che comunque porta al fatto che ogni 10 anni, gli ultimi 10 anni, sono spariti 13 milioni di ettari di foreste, soprattutto in Indonesia e in Brasile, appunto. Però, diciamo, questa grande pressione si è ridotta perché c'è una grande sensibilità delle comunità internazionali.
però questo per opposto ha creato un grande spazio all'azione illegale. Perché c'è sempre qualcuno che comunque li compra questi legni e quindi crea un mercato qua dove siamo noi. Come se fosse avorio, come se fosse droga, certo, anche, no? Certo. È vietato, però qualcuno la chiede. Esatto, e quindi questo diventa incontrollabile ed è molte volte in mano, anche nei paesi centroamericani, al narcotrafficanti, cioè a chi vuole riciclare il denaro per altri usi. Per cui la cosa che abbiamo visto prima, semplice, del restauro di un mobile, ha a che fare proprio con la cura che non si generi, non si alimenti un mercato illegale, che è quello che crea e alimenta questi grandi interessi quasi insopportabili anche per la polizia locale, per gli organi locali, da rendono proprio difficile gestione. Però, e a volte purtroppo è anche connivente la polizia, certo, avrei fa finta di non vedere. Tu pensa, Alicia, che Chico Mendes, dopo tutte, allora che fu il primo caso, ma ce ne sono stati moltissimi altri, dopo che la comunità internazionale affievolì l'attenzione su questi temi, i suoi, diciamo, uccisori furono, la sentenza fu annullata, sì, nel 92, quindi cadde tutto in prescrizione e quindi non c'è una punibilità. Quando non c'è una punibilità è chiaro che la parte clandestina che paga un territorio così disperso e con questi interessi ha gioco facile, insomma, ecco. Alessandro. Sì, dalla nostra pagina animalianimali.it, presso la quale i nostri telespettatori possono anche inviare suggerimenti anche attraverso le pagine Twitter e Facebook. A proposito, mettete un bel mi piace alla nostra pagina. I droni contro la deforestazione, come? È un'idea di un ingegnere inglese che ha lavorato per lungo tempo per la NASA, ha sviluppato un progetto per contrastare la deforestazione con la riforestazione. Praticamente questi droni individuano il terreno più idoneo per ospitare i nuovi alberi e sparano dei proiettili germoglio. E tutta una velocità incredibile, 10 piantine messe a dimora in un minuto, 36.000 al giorno. L'idea sembra interessante, però ci sono dei seri dubbi sull'efficacia, perché poi bisogna vedere come queste piante vengono messe a dimora e quante sopravviveranno. Però apprezziamo sicuramente lo sforzo, no? Si inventano, se ne inventano di tutti. Marzio, una cosa che volevo dire, perché lo dicevamo prima. Cioè, perché è difficile far capire alle persone l'importanza della foresta, io mi ripeto, però è qualcosa che accade molto lontano da qui e tanto a noi in fondo interessa fino a un certo punto. Cioè, se il mondo fosse privato di tutte le foreste, che cosa succederebbe? Facciamo questo esempio eccezionale. Moriremmo nel giro di 2 mesi. Ma è scientificamente provato. Certo, certo, ma non solo noi, tutte le specie animali. Perché la biomassa totale del pianeta, cioè la massa organica che viene creata dalle foreste, che sono le uniche a captare l'energia del sole, quindi come veniva detto da molti poeti sono proprio il legame tra il sole e la terra, farebbe sparire, la loro mancanza farebbe sparire tutte le specie animali. Questa massa è il 90% di tutto ciò che c'è sul pianeta, quindi noi umani, ma tutti gli altri esseri animali, siamo pochissimo in termini di massa e anche di numero rispetto alle piante. E senza di loro in 2-3 mesi moriremo, ma al contrario, se non ci fossimo più noi umani, cosa che non ci auguriamo naturalmente, la natura si riprende, i vegetali si riprenderebbero il pianeta in 100 anni, non rimarrebbe più traccia. Quindi non della siamo nostra così presenza. Indispensabili, non purtroppo. Credo. Valentino. Allora, io ho tra l'altro già sentito questa cosa del recupero della vegetazione sulla Terra rispetto alla nostra mancanza, però questo ci fa, secondo me, pensare che noi a quel punto ci possiamo permettere tutto, tanto poi se non ci fossimo i vegetali si riprenderebbero, le foreste ricoprirebbero tutto il pianeta. E con questa vignetta voglio far capire a tutti quanti che potrebbe comunque essere sempre troppo tardi se non ci diamo una mossa. Benvenuti nella grande foresta. Due alberi rinsecchiti. Di fronte a due alberelli rimasti. Due alberi rinsecchiti. Comunque, io a questo punto voglio continuare a parlare di scelte intelligenti e responsabili, perché oggi avrete notato che le famose sedie del nostro studio sono state sostituite da queste bellissime sedie, ma ne parleremo fra un istante. Prima ho chiesto ai nostri amici in Sicilia di chiedere alle persone, dal loro punto di vista, come deve essere un mobile per essere bello. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Ciao Alicia, ciao amici di Animali Animali. Bene, oggi mi trovo, pensate un po', in una località chiamata Colla, famosa soprattutto per il rosmarino. Guardate quanto rosmarino c'è qui.
in questo meraviglioso paesino per chiedere agli amici qui presenti di che materiale deve essere fatto un bel mobile. Vediamo un po'. Signora, salve. Un bel mobile, di che materiale deve essere fatto? Secondo me è legno. Legno. Ma c'è un legno in particolare, che legno preferisce? Io amo il castagno. Il castagno. Quindi per me è castagno. Per lei il castagno. Allora, deve essere fatto per legno. Sì. Invece, secondo lei, un bel mobile di che materiale deve essere fatto? Di ciliegio. Di ciliegio. La ringrazio, gentilissima. Invece, secondo lei, un bel mobile di che materiale deve essere fatto? Io preferisco il legno. Però può essere fatto anche di altri materiali compositi. Sì. Io preferisco il legno perché siamo in Sicilia e possiamo utilizzare le nostre essenze. Il castagno, il ciliegio, il celso soprattutto. Perché secondo noi è la nostra peculiarità in Sicilia. In altre zone si vedrà, oppure come le dicevo prima, con altri materiali compositi che si possono pure collegare con la natura e con il benessere di noi uomini. Ho capito, la ringrazio, sì. Gentilissima. Invece secondo lei di che materiale deve essere fatto un mobile bellissimo? Ovviamente, se parliamo da un punto di vista della salvaguardia del patrimonio boschivo, oggi come oggi si possono usare tanti materiali riciclati. Che non c'entrano allora con il legno? Possono anche essere del legno riciclato, ma ormai la tecnologia ci mette di fronte a modelli svariati. Ho capito, la ringrazio, prego. Gentilissimo. Bene, cara Alicia, da questa piccolissima località chiamata Colla è tutto. Noi non facciamo altro che darti un salutone, un abbraccione e anche un bacione. Ciao Alicia! Ti aspettiamo qui! Allora, abbiamo sentito che comunque tutti preferivano il legno praticamente, ma soltanto l'ultimo ha detto potrebbe essere anche legno riciclato, e la cosa ci ha fatto molto piacere. Per quale motivo? Perché le sedie sulle quali noi ci troviamo seduti sono ovviamente di legno riciclato, in assoluto si chiama il legno utilizzato per il pallet, e l'idea è stata l'ha avuta Francesco Doca, un grande, voglio dire, designer, ma sei siciliano tu? Sì, sono nato a Torino, però sono figlio di palermitani. Ecco, quindi hai visto i tuoi amici in Sicilia, insomma, c'è questo legame. Grazie. Allora, Francesco è giovanissimo, ma qualche tempo fa ha avuto un'idea, secondo me, bellissima, perché noi Francesco l'abbiamo trovato sul web, cercando proprio arredo con il pallet, designer e tutto quanto, perché la nuova moda, i nuovi stili, i nuovi arredamenti sono molto essenziali, sono bellissimi. Per questo state vedendo delle immagini proprio di questi tipi di arredi, e Francesco è andato oltre. Com'è nata l'idea, Francesco, in realtà? L'idea è nata a Copenaghen, diciamo in attesa di entrare a una mostra. C'erano delle pedane impilate con una semplice paletta che fungeva da schienale, e all'inizio non mi ha suscitato nulla. È stato poi in Italia circa un mese dopo, dove ad un evento di kitesurf ad Ostia, in spiaggia, ho invitato dei ragazzi del parkour, quindi uno sport di superamento di ostacoli urbani, ad utilizzare il pallet come struttura di spettacolo. E hai detto, però guarda che bella che è. Esatto, quindi da lì l'organizzazione ha avuto successo, ti hanno fatto i complimenti. Perché ci hanno chiesto di abbinare delle sedute, e così io mi sono ricollegato a Copenaghen, e in un istante è stato facile creare delle idee nuove con sedute abbinate all'utilizzo del pallet. No, ma poi io voglio dire, abbiamo visto queste cose, stiamo vedendo anche le immagini, le fotografie di altri arredi, ma tu con questi pallet hai inventato un po' di tutto, librerie, divani, sì, le poltrone, qualsiasi cosa, e stai avendo anche un grande successo, quindi hai unito la creatività al rispetto dell'ambiente. Sì, poi essendo un materiale molto disponibile in legno, quindi massello, facilmente lavorabile e modificabile in qualsiasi tipo di realizzazione, quindi dai letti, comodini, cuscio per cani. Pensiamo addirittura adesso di andare oltre, magari con delle strutture abitative, quindi adesso siamo anche alla scoperta di
nuove soluzioni. Ma io sono stata recentemente a Milano, dove c'è il centro con tutti i grattacieli modernissimi e c'è una splendida libreria all'interno della quale si può anche mangiare, e ha un arredo molto semplice e ci sono i pallet per esporre i libri. Quindi insomma sono sicuramente convinta che questa sia una strada che avrà sempre più successo, perché sì, anche perché le persone sono pronte al riciclo. Sono entusiaste, tantissimi vengono da noi anche in qualità di autocostruttori, quindi cercando magari le singole tavolette. Ah, quindi comprano addirittura il pallet direttamente e poi se li inventano loro. Esatto, esatto. E sanno già i pezzi di cui hanno bisogno per realizzare la loro idea, quindi non più la nostra, e se la fanno da soli. In un periodo di crisi tu hai trovato la soluzione. Grande. Grazie. Breve spazio pubblicitario, poi continuiamo a raccontarvi il mondo. Rispetto per le foreste, rispetto per il legno, rispetto per la nostra vita. Quindi insieme a Grazia Cacciola tentiamo di farvi vedere come anche i mobili vecchi all'interno delle nostre case possono acquistare una nuova luce, una nuova vita, una nuova bellezza. Abbiamo usato all'inizio il tè per pulire un mobile vecchio, poi ci abbiamo passato l'olio paglierino e adesso per cambiarlo, perché qui non è che sia cambiato chissà come, no? È molto c'è un po' di differenza, sì, però la differenza cambiato. Si vede, però vogliamo vederla di più questa differenza. Allora, volevo farvi vedere che con una decina massimo di euro di prodotti si può restaurare un mobile di casa, benissimo tra l'altro. Allora, partiamo con dei prodotti un po' meno tranquilli del tè, quindi io ho messo i guanti certo. E non bisogna usare i guanti chirurgici, ma i guanti quelli spessi, veri, quelli insomma, da lavoro, perché altrimenti si sciolgono. E la prima cosa che vado a fare è il classico che facevano anche i nonni, cioè carteggiare la parte da trattare. Qui per esempio c'è un buchino, classico buchino del tarlo. Che può essere anche bello però il buchino, no? A chi piace, basta mettere un po' di antitarlo e poi si tiene così. A chi non piace, magari vuol recuperare l'oggetto, scartavetra tutta, qui scartavetro solo la parte. Sì. Dopodiché, messo l'antitarlo, fatto il trattamento, andiamo ad utilizzare lo stucco per legno o pasta di legno. Adesso abbiamo la spatola un po' più grande, ne basta pochissima anche qua. Si usa esattamente come lo stucco per muri, si va a coprire. E chiudiamo la porta d'ingresso della casa del tarlo. Si possono usare anche le dita perché tra l'altro è una pasta malleabile, quindi addirittura si possono ricostruire anche dei piccoli pezzi con questa pasta. Dopodiché quando sarà asciutta un'altra scartavetrata e la parte sarà pronta da lavorare. Un'altra cosa che possiamo usare che è facilissima è la gomma lacca, che è in realtà una resina con alcol. Per facilitarci le prime volte la usiamo già pronta, già fatta. E possiamo stenderla a pennello, di solito si stende a tampone, ma è ancora sigillata qua, te l'apro io che con i guanti ce l'hai fatta, ok? Ce l'ho fatta, ormai siamo abituati a far tutto. Si mette, questa hai detto gomma lacca? Esatto. E che cosa serve? Serve a fare quella patina di lucido che hanno tutti i mobili d'epoca. Quindi gliela rifacciamo la sua patina dopo averlo ovviamente scartavetrato e lisciato. Passiamo la gomma lacca. Questo è il passaggio a pennello che va benissimo per i mobili rustici. Magari per quelli un po' più particolari, tipo questo baule che vediamo alle spalle che è un mio restauro, qui è stata passata la gomma lacca a tampone, che è un procedimento un po' più Ma ce l'abbiamo raffinato. Il prima e il dopo di questo baule? Che mi avevano detto che avevamo un lavoro fatto da Grazia prima del restauro. Ecco, il prima. Da una parte c'è il prima dopo. Che era stato dipinto con una vernice marrone terribile, no? Qui non è che stiamo parlando di una trasformazione, perché il mobile deve essere sempre il mobile originale, quindi deve essere riportato a una. Non è una donna che si fa un lifting mostruoso e poi non la riconosciamo più.
È una donna che si cura con le creme giuste, possiamo dire così? Esattamente. Ecco, grazie allora tantissimo per questi suggerimenti. Grazie Alessandro. Direi che sono delle pillole per combattere la deforestazione, no? Perché riutilizziamo quello che abbiamo senza buttarlo. Assolutamente. E qui c'è un esempio bellissimo che arriva dal Brasile. Magnolio era un avvocato di San Paolo, vediamo il filmato. Praticamente ha abbandonato la sua professione e si è trasferito in Amazzonia per diventare un educatore nelle favelas di San Paolo. Lui ha creato un circo senza animali, gira appunto nell'ambiente naturale ed educa i bambini, educa lo sfruttamento sostenibile della foresta. E questi bambini diventeranno dei cittadini un domani che riusciranno a contrastare i tagliatori di foreste. È un metodo, l'educazione, che va contro certi macro interessi economici, quindi qualcosa sicuramente da sostenere anche come anche lo spettacolo, anche il sorriso, perché la comunicazione comunque è sempre alla base di tutto. Valentino, il nostro saggio. Allora, si parlava di riciclaggio, e cosa che trovo molto interessante, sempre ovviamente con i dovuti accorgimenti e il gusto delle cose. Non indovineresti mai con cosa l'ho fatto. Ora, a ben vedere, il tavolino è una bara. È una bara. In pochi secondi, Marzio, in Italia qual è la situazione? Ma in Italia la situazione per quanto riguarda la quantità di foresta è migliorata negli ultimi anni, anche qua, ma è migliorata a discapito della presenza umana sulle montagne, in collina, quindi per l'abbandono, e quindi questo crea quindi un non problema. Non è una scelta proprio per tutelare l'ambiente, no, è un infatti problema. Noi si chiamano boschi poveri, perché l'abbandono ha portato con sé, prima si citava il castagno, il ciliegio, piante pregiate insomma della nostra foresta, oggi queste sono sempre più scarse, molte piante allottone, quindi che non sono nate qui, molte interferenze e quindi esotiche, e una foresta, come si può dire, sempre giovane, sempre povera di specie. Questo è un peccato, che il nostro paese è il paese più ricco di biodiversità e di tutta l'Europa. E dovrebbe essere un nostro orgoglio. Io purtroppo devo salutarvi, ringrazio Marzio Marzorati. Grazie a voi. Ambiente. Il designer Francesco Doca. Grazie. Che ci ha dato queste splendide sedute fatte con i pallet, e voi che ci avete seguito naturalmente, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a Cacciola anche, grazie mille.